della federazione della sinistra, nonostante i consensi elettorali siano intorno al 3%, viene censurata costantemente dalla carta stampata e soprattutto dalla RAI, che dovrebbe essere il servizio pubblico. Con noi non sparisce solo una forza politica, ma sparisce la rappresentazione del conflitto. Sono i lavoratori di tanti precari che ci sono in queste settimane, degli studenti che si sono opposti alla riforma Gelmini, che vogliono riappropriarsi del proprio futuro. Siamo qui davanti alla RAI, che deve tornare a rappresentare il servizio pubblico, che è gestita in modo vergognoso, per dire che vogliamo quello che ci spetta, cioè i nostri spazi, e insieme ai nostri spazi, anzi attraverso i nostri spazi, dare voce a chi oggi in questo paese non ce l'ha. Invece io sono domenicano, ma non chiedermi come mi chiamo, qua è sicuro che non me la cavo, mi mettono a fuoco non come la Canon. Detesto i potenti della città, detesto sua santità, un uomo carico d'avidità che vende cariche come papà. La tratta dei bimbi come cresce, cresce in tutto il clero, ma nessuno ne parla, il 1004 non ne hanno zero. Ed ora mi appiccano come un bengala a capodanno. Di me rimarrà un pugno di cenere da gettare in arno. Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito. Fammi in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico. Infine mi chiamo come fiume che patentò colui, né qui dove fui, posto in posto in cui mi carredati col Feng Shui, nella cella reietto, perché tra fede e intelletto scelto il suddetto. Oh, davanti alla sede RAI a Roma, sì, come sì, in tutta Italia, ci hanno appena telefonato da Milano, sappiamo che siamo a Bari, a Firenze, insomma in tutte le grandi città. Questa è una manifestazione di protesta da parte della Federazione della Sinistra contro la censura di cui siamo fatti oggetto. Noi rappresentiamo il 3-4% degli elettori e la RAI sistematicamente censura il 3-4% dei telespettatori. Non è vero che non esistiamo, come per esempio Fazio ha detto nella trasmissione Che Tempo Che Fa, anzi ci ha dato un'idea e abbiamo pensato di fare il nostro striscione La RAI che censura che. Quindi siamo qui, protestiamo, stiamo volantinando le nostre ragioni e alle 17.30 ci sarà l'incontro con il presidente della RAI Galimberti, proprio perché vogliamo portare le nostre ragioni a partire dai dati che vedono che appunto l'oscuramento nei nostri confronti non è un caso, ma è una vera e propria strategia per cancellare una forza politica come la nostra dallo scenario politico. In questo non pensiamo ci sia nessuna innocenza, ma c'è proprio la colpa grave di nascondere una parte di rappresentanza politica di questa società. Quindi siamo qui a protestare e pensiamo anche di non che non finisca con questo giorno di presidio, ma andremo avanti anche nei prossimi giorni. TG1, TG2, TG3 e anche Rai News. Noi non ce ne abbiamo se non consegniamo i nostri pacchi. Fazio dice che non esistiamo. Questa è la dimostrazione che noi esistiamo. Che mi terreste questo? Vogliamo i capi redattori contro la RAI che ci censura. Noi vogliamo democrazia. Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito. Fammi in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo